Il settimo episodio di Chainsaw Man inizia con Denji che si butta nella bocca del diavolo ammasso di merda e lo inizia a motosegare. Un po' di qui, un po' di là. E Denji sta perdendo sangue. Se continua così, le motoseghe scompariranno. Allora qui gli viene l'idea geniale. Quale? Prendere a morsi il diavolo ammasso di merda. Così, bevendo il suo sangue, può combattere praticamente all'infinito. Un cazzo di genio. Ho creato la macchina del moto perpetuo. Lo vincerò io il Nobel. Non quella stronza di Power. E ahimè, vedendolo combattere, gli vengono in mente le parole del suo vecchio maestro. Piccolo flashback al cimitero. Per la morte di un suo ennesimo partner. Ormai lei passa tutto il tempo là, 24 ore su 24. Fa anche da custode. E il maestro gli dice che i Devil Hunter che i diavoli temono di più sono quelli pazzi. E inizia a elencare tutti i Devil Hunter morti, che erano persone che tenevano le rotelle a proprio posto. E per questo temevano gli attacchi dei diavoli. E il terrore ha reso questi ultimi più forti e li ha portati tutti alla morte. Poi gli chiede cosa pensa di Aki, se è sano. E Imeno gli dice che vuole uccidere il diavolo pistola. Quindi non è sano per un cazzo. Poi va anche ad attaccare gomme da masticare in giro. Cioè, uno così non può essere sano. Ma anche tu sei diventata Devil Hunter per uccidere il diavolo pistola. Sei pazza anche tu? No. Allora che cazzo dici? Aki è una nullità e prima o poi arriverà il diavolo pistola. E deve essere pronto. Che palesemente morirà contro un cazzo di diavolo che fa esplodere città intere con un cazzo di starnuto. Ma Imeno non vuole. Perché ormai si è innamorata di lui. E prova a convincerlo in tutti i modi. Dicendogli di lavorare come civili. Mi hanno offerto una bella paga, la tredicesima, abbiamo ferie pagate, il posto fisso, famo la bella vita alle spalle dei contribuenti. Ma chi se ne frega del diavolo pistola? No, ma ha sterminato la famiglia dinanzi agli occhi. Lo uccido quello stronzo. Si passa a Denji che sta continuando a motosegare il diavolo ammasso di merda. Imeno vedendolo è speranzosa, visto che è pazzo in culo. E quindi c'è qualche possibilità di uccidere il diavolo pistola. E dopo 3 giorni di sofferenze incredibili, il diavolo ammasso di merda decide di arrendersi, porgendo il suo cuore a Denji. Che, uccidimi ti prego, hai vinto. Quindi il gruppo riesce ad uscire dall'hotel e ci saranno sicuramente altri Devil Hunter, altruisti, generosi, che sono venuti ad aiutarli. No, non c'è nessuno. Inoltre hanno trovato anche un pezzo del diavolo pistola. Passa qualche giorno e Aki e Imeno stanno a parlare di una festa di benvenuto per le nuove reclute. Magari rafforza il rapporto di solidarietà tra i Devil Hunter, visto che sono tutti dei gran pezzi di merda che non ci hanno dato manco una mano per uccidere il diavolo ammasso di merda. Inoltre Kobeni e Arai. E chi cazzo è Arai? Ah, si chiama così sto tizio. Ok, vogliono lasciare la pubblica sicurezza. E ci credo. Sono stati utili come un cazzo a una vecchia. Uno si è messo a piangere e l'altro è uscita pazza. Ma vogliono lasciare perché si sono pentiti di aver provato ad uccidere Denji. E uscendo a bere potranno chiedere perdono. E noi potremo convincerli a non licenziarsi. Ma non è che vuoi uscire a bere solo per ubriacarti? E nel frattempo Aki ha trovato un altro pezzettino del diavolo pistola. E se vogliamo andare a bere, dobbiamo farlo questa settimana, quando c'è Makima. Ma non è che te la vuoi scopare? No? Ok. Allora facciamolo ubriacare per farci dire qual è il segreto di Denji e perché il diavolo ammasso di merda lo conosceva. Ok, facciamolo ubriacare così mentre tu gli chiedi sta cosa io la scopo. Cosa? Niente. Si passa subito alla festa dove sono presenti tutti i Devil Hunter della sezione 4. E Power si sta fottendo tutto il sashimi e tutto il pollo fritto. E il tizio accanto a lei ci rimane male. Non è giusto. Mentre Denji prova ad ordinare qualcosa ma non sa leggere. Poi chiede ad Imeno del bacio, visto che ha ucciso il diavolo. E questa gli dice che da sobria si vergogna e glielo darà quando sarà un po' più ubriaca. E sarà il bacio più bello che riceverai nella tua vita. Sarà indimenticabile. Fidati. Poi sto tizio, visto che è una festa per le reclute, chiede a tutti di presentarsi. Dite nome, età e il diavolo con cui avete stretto un patto. Mentre Imeno inizia a coccolare Denji. Indimenticabile. E Denji inizia a presentarsi anche agli altri e dice di avere 16 anni. Oh merda. Vabbè, l'età del consenso. È tutto ai fini di legge. In Italia. Non so come funziona in Giappone. Ah, 13 anni. A posto. Ma alcune prefetture hanno emanato specifiche ordinanze che vietano l'attività sessuale con minori di 18 anni. E a Tokyo nello specifico devi avere più di 18 anni. Ma Imeno gli chiede solo se ha bevuto alcolici. Ah, a scopare va tutto bene, ma se ti fai un sorso di birra, no, eh? Viene arrestato. Che posto bizzarro il Giappone. Si presenta anche a Rai, che ha 22 anni. Sto tizio non può avere 22 anni. Sembra un cinquantenne che è stato appena lasciato dalla moglie e non vede l'ora di togliersi la vita. E grida che ha stretto un patto con il diavolo Volpe. Ma sì, urliamo ai 420, che magari c'è qualche diavolo all'ascolto e decide di farti fuori. Nullità che non sei altro. Diavolo Volpe che è lo stesso che ha stretto un patto con Hayakawa e con molti altri Devil Hunter, perché è amichevole nei confronti degli umani. Inoltre l'hobby di Arai è scrivere haiku. E che cazzo? È un componimento poetico nato in Giappone nel 17° secolo. È composto da 3 versi per complessive 17 more e non sillabe, come comunemente detto, secondo lo schema 575. Non ci ho capito un cazzo. Ma questo conferma che non può avere 22 anni, visto che chi è che scrive poesia a 22 anni? Un fratello.
Decide di presentarsi anche Kobeni, il diavolo con cui ha stretto un patto e un segreto, e come hobby gli piace mangiare. Zero personalità sta tizia. Invece Imeno è già ubriaca, e sto tizio a fianco a Denji gli dice che tutti se la so fatta, anche le reclute. E vabbè, non c'è niente di male, non è che se lo fa un uomo è figo, e se lo fa una donna è una troia, solo un pochino. E Denji è felice perché questo vuol dire che il bacio è assicurato al 100%, e non c'è nulla che può andare storto. Bacio? Quale bacio? Nessuno. Come nessun bacio? Cioè volevo dire sì. Cosa? Cambia discorso, cambia discorso, cambia discorso. Tette! È proprio una bella giornata oggi, c'è un sole che spacca le pietre. E ho raccolto anche un pezzo del diavolo pistola. Sono un genio. E Aki incalza il discorso dicendo che è un po' sospetto che i diavoli che hanno ingerito un pezzo del diavolo pistola stanno uscendo più frequentemente. Incluso quello che ha preso di mira Denji. Sai qualcosa? Se berrai più di me te lo dirò. Vabbè, sei una donna, sicuramente non reggerai l'alcol. Ma che cazzo è un cammello questa? Quante se ne è bevute? Una ventina? Sposami. C'è anche sto tizio. O tizia. Visto che la voce è un po' androgina. Che è meravigliato A? Di come Power riesca a reprimere i propri istinti omicidi. Visto che è una magia. Guardando il secondo episodio, non direi. È tutta questione di QI. E quant'è il tuo? 100. Anche il mio è 100. Allora 120. Non credo che funzioni come cazzo di pare il QI. Ma all'improvviso arriva il momento tanto atteso. Imeno bacia Denji. Dopo aver toccato delle tette anche il primo bacio. E che bacio? Ci sta andando giù pesante. Oh, che bello. Fantastico. È morbido. Che cosa sarà questa? La lingua? No, è vomito. Gli ha vomitato in bocca. Ma... vabbè, bro. Poteva andarti peggio. Cioè, poteva... No, non mi viene nulla di peggiore di questo. Vabbè, almeno è stato un momento che ti ricorderai per tutta la vita. Tra 50 anni ne riderai. E Denji ingoia pure. Ma che cazzo fai? Allora ti è piaciuto? No, perché è abituato a mangiare la merda, visto che da ragazzino lui e Pochta, l'ho pronunciato bene, si cibavano nel cassone dell'immondizia. Ma in questo flashback prende per il culo i topi che stanno mangiando del vomito. Guarda che la vostra situazione non è tanto differente. E Denji si ritrova a vomitare nel cesso del locale, piangendo. E Arai sta lì a consolarlo. Almeno qualcosa di utile fa sto tizio. E ci è anche abituato, visto che si prendeva cura della madre ubriacona. E quindi è bravo a far vomitare la gente. E invidia un po' Denji, visto che fa schifo come Devil Hunter. Al contrario di lui. Ma che cazzo invidi un tizio che sta vomitando dopo che ha ricevuto il suo primo bacio che è stato traumatico? Dopo la festa, Imeno decide di portarsi a casa Denji. Quest'ultimo si sveglia e chiede dell'acqua per levarsi il sapore di vomito dalla bocca. E arriva Imeno, che si mette a cavalcioni su di lui e lo bacia, questa volta senza vomito. E non si ricorda manco perché Denji si trovi lì. Ubriaca marcia, si stringe a lui, si mette a giocare con la sua bocca e scopano. No, lo scopriremo nel prossimo episodio. Se questo riassunto vi è piaciuto, iscrivetevi, lasciate like e noi ci vediamo al prossimo riassunto.